Il contributo che oggi io porterò in questa, in questa sede, così come ci è stato chiesto quando le giornate fitopatologiche hanno coinvolto eh, la società, è di avere un punto di vista un po' diverso. Immaginatevi come di uscire un po' dal vostro mondo e di osservarlo dall'esterno. Eh, qual è stato il compito infatti che ci è stato affidato? Innanzitutto eh, ci è stato chiesto di riflettere sul tema della difesa fitosanitaria, della naturalmente anche della gestione delle infestanti, io più semplicemente parlerò sempre di difesa ci è stato chiesto di riflettere sostanzialmente su due domande. Che ruolo ha la difesa oggi nell'agricoltura, in un'agricoltura moderna, e quali prospettive avrà nel prossimo futuro? Questo è quindi il compito che ci è stato affidato. Vi spiegherò qual è l'approccio di lavoro che è stato seguito per sviluppare questo tema e come siamo giunti a questo concetto di difesa sostenibile, quali sono i principali driver che guidano la prospettiva, l'evoluzione della difesa fitosanitaria. Nel futuro, e quindi chiuderemo appunto con un'idea di, di prospettiva. Quindi dicevamo una prima indicazione su mh, qual è l'approccio di lavoro che abbiamo seguito. Uh, le giornate, il comitato delle giornate fitopatologiche ci ha chiesto di effettuare quella che si chiama una stakeholder consultation, cioè abbiamo preso a riferimento tutti i principali stakeholder che di difesa uh, si occupano in una qualche maniera, che sono interessati al tema della difesa, e abbiamo compiuto una serie di interviste in profondità. Alcune delle persone con cui abbiamo parlato sono anche qua in sala e ci hanno dato le loro indicazioni su che cosa, come vedono la difesa e su quali siano appunto le prospettive. Quindi questo intervento che io vi vado a presentare non è altro che la raccolta di queste indicazioni, così come eh, spero sono riuscita a coglierle in maniera spero neutra. Eh, chiaramente da questo punto di vista occorre tenere presente che le visioni sono tante e diverse, quindi lo sforzo che è stato fatto qui è proprio quello di creare una piattaforma comune di indicazioni sul tema della difesa che possano servire non soltanto a ragionare in maniera univoca su questo tema, ma soprattutto a proporre il tema della difesa esternamente e a dare dei contenuti al tema difesa anche a chi non è un addetto, un addetto ai lavori. Quali sono stati i soggetti che abbiamo coinvolto? Sono stati ovviamente quelli dell'area scientifica, quindi il mondo universitario, ma anche le stesse imprese dei mezzi tecnici che fanno ricerca e sviluppo. I, i eh, produttori, quindi appunto di mezzi, di mezzi tecnici per, per la difesa, le imprese che utilizzano ovviamente i mezzi tecnici, quindi il mondo produttivo-agricolo, la distribuzione che garantisce il collegamento finale con il consumatore, ma naturalmente ovviamente anche le istituzioni che regolano, che definiscono non solo delle norme generali, ma anche delle norme tecniche molto precise sul tema della difesa. Quindi questi sono, quindi un ringraziamento va naturalmente agli stakeholder che hanno dedicato attenzione a questo tema e che, eh, che, hanno, che sono stati coinvolti. Quindi entriamo nel, merito, entriamo nel merito e quindi nel primo punto di definire questo concetto di difesa sostenibile. Perché parliamo di difesa sostenibile? Questo è l'aggettivo che in maniera univoca è stato indicato da tutti eh, gli stakeholder coinvolti nel dare una definizione a, al concetto di difesa. Noi sappiamo perché si fa difesa, si fa difesa naturalmente per garantire delle rese produttive, per garantire qualità e sanità della produzione agricola. Questo obiettivo rimane tuttora valido, non credo che ci possa essere nessuno che metta in discussione questo obiettivo, ora quello che noi, su cui ragioniamo è come si raggiunge questo obiettivo. E quindi questa è un po' eh, la chiave di lettura di questo concetto di difesa sostenibile, che come vi ho detto prima, cerchiamo soprattutto di portare fuori piuttosto che condividere qua dentro. Il concetto di difesa sostenibile parte da un assunto: che oggi il tema delle tutele è una condizione sine qua non per fare difesa. Stiamo parlando di tutela ambientale, stiamo parlando di tutela della salute, del consumatore e dell'operatore. Quindi, questo è l'elemento base da cui si parte per fare difesa, non si può prescindere da, da questo tema. E noi. Pensiamo che la difesa oggi faccia assolutamente, risponda assolutamente a questi obiettivi di tutela. Come lo fa? Mettendo insieme strumenti, i più vari, dai, dai tradizionali agrofarmici ai mezzi eh, naturali, utilizzando soprattutto anche la prevenzione. Quindi è un sistema ormai integrato di strumenti, ma è un sistema integrato di strumenti che funziona così ormai da più di 30 anni. Quando si è iniziato a parlare di difesa integrata, non è certo. Certo, come dire, una novità portarla in questa, in questa sede, forse più una novità comunicarla all'esterno. Però sicuramente è un sistema che mette insieme più strumenti. Che sono ovviamente quelli che abbiamo citato prima, ma anche tutta la parte di pratiche agronomiche, tutta la parte dell'utilizzo della modellistica per il monitoraggio e la provenzione e così via. Quindi un sistema integrato parliamo anche di contaminazione fra questi diversi sistemi, perché è chiaro che un mezzo tecnico naturale può essere utilizzato tranquillamente anche nell'agricoltura convenzionale. Questo non, non ci sono limiti, non ci sono barriere, ci sono dei limiti definiti dalla normativa nel seguire determinati procedure di difesa, ma non ci sono limiti o barriere quando si può fare contaminazione con un mezzo di difesa efficace. Tutto questo, il concetto di sostenibilità, poi si declina naturalmente anche e soprattutto nella sostenibilità economica dell'utilizzo della difesa, perché siamo di fronte ad imprese agricole che come tale devono produrre reddito per l'imprenditore, devono remunerare i fattori della produzione, quindi non c'è difesa sostenibile se non c'è una difesa sostenibile anche per l'impresa agricola. Questo questi elementi che noi abbiamo visto non sono elementi statici, ma sono elementi dinamici. Il concetto che è emerso con forza è questo concetto di miglioramento continuo nell'attività di difesa. Perché oggi siete riuniti qua per presentare nuovi risultati, per guardare in prospettiva e quindi la logica è quella della contaminazione che abbiamo visto prima, ma anche del miglioramento continuo con un ciclo che si rinnova. E quindi abbiamo voluto poi, eh, come dire, sottolineare gli altri aggettivi che sono stati attribuiti al concetto di difesa da diversi stakeholder, sicuramente abbiamo visto l'utilizzo di mezzi tecnici sia naturali che di sintesi, ma l'attenzione all'ambiente e alla salute, il miglioramento continuo, ma anche questo ragionamento, il ragionamento di un utilizzo razionale, consapevole ed efficiente. Queste direi che sono le tre parole chiave di tutti i mezzi messi a disposizione, siano essi tradizionali, siano essi frutto dell'innovazione e della ricerca. Quindi questo è il concetto di sostenibilità della difesa che eh, emerge dalla, dalla, nostra, dalla nostra analisi e che sicuramente come dire, è condiviso da questa platea. Però ovviamente poi la difesa può essere fatta in maniere diverse. Ora più che parlare semplicemente di difesa è più corretto, perché poi vedremo che il mondo produttivo ce lo chiede, parlare di sistemi di produzione. La difesa è un elemento che fa parte di un concetto più ampio, di un sistema di produzione. Oggi cosa abbiamo in Italia? Abbiamo sostanzialmente tre tipi di sistema di produzione. Il sistema di produzione convenzionale, che dal punto di vista della difesa deve rispettare gli obblighi della difesa integrata obbligatoria. Abbiamo la difesa integrata, che invece segue dei disciplinari di produzione ben definiti con una serie di limiti nelle tecniche e nel portafoglio di agrofarmaci che possono essere utilizzati, abbiamo anche la difesa o meglio il controllo biologico effettuato nella produzione, nella produzione biologica che segue invece dei binari molto più stretti con una più forte presenza di prevenzione e una maggiore attenzione al tipo di mezzi tecnici che possono essere utilizzati che sono solo quelli autorizzati per l'agricoltura biologica. Allora, uno sforzo che abbiamo voluto fare è cercare di capire quanto di questi diversi tipi di sistemi produttivi ci sono in Italia. Lo sforzo che abbiamo potuto fare è stato quello di guardare all'agricoltura biologica che essendo certificata questo non toglie naturalmente che uno possa utilizzare un sistema di difesa di tipo biologico anche al di fuori dei binari della certificazione, però diciamo che il sistema di produzione biologico oggi rappresenta un po' meno del 15% della superficie italiana, è più importante in alcune produzioni rispetto ad altre e quindi diciamo che per esclusione il restante, la restante quota, l'85% invece è fatto di un altro tipo di difesa. Quindi il biologico è importante, vedremo che è anche indicazioni è in crescita, continuerà probabilmente a crescere. L'Italia è leader, è uno dei leader europei e anche mondiali per la produzione biologica, ma rimane una parte dell'agricoltura. La gran parte dell'agricoltura è invece difesa secondo sistemi che sono diversi. Lì cercare di capire quanto invece ci sia di integrato volontario e di integrato obbligatorio o quindi di sistema produttivo integrato e di sistema produttivo convenzionale, questo è più difficile. Vi porto dei dati che Nomisma ha prodotto quest'anno nel proprio osservatorio sulla cooperazione. Sono state intervistate delle cooperative che esprimono praticamente un terzo del fatturato ortofrutticolo cooperativo italiano e le cooperative ci hanno risposto questo, che del loro fatturato, quindi qua non stiamo parlando di superfici ma di fatturato, il 10% proviene da un sistema produttivo biologico, quasi il 70%, il 69% proviene dall'integrato volontario e una parte del 20% dal convenzionale. Vi dirò di più: gli stakeholder che ho intervistato, che sono delle grandi cooperative ortofrutticole italiane, di fatto di convenzionale ne hanno ben poco. Ormai la gran parte è più orientata all'integrato volontario o al, al biologico. Quindi, se bisogna esprimere un'indicazione di prospettiva, è sicuramente. Questo è lo scenario. Ci sarà probabilmente più biologico, più produzione biologica, ci sarà sicuramente più produzione integrata volontaria. Perché? Perché andiamo in questa direzione? Perché ci sono una serie di driver che abbiamo distinto fra economici e ambientali che guidano questa evoluzione. Allora li conoscete tutti, li riassumiamo brevemente per. Leggerne qual è l'impatto uh, più diretto sulla, sulla difesa. Sicuramente c'è una domanda mondiale in evoluzione, in evoluzione in termini quantitativi e qualitativi: significa produrre di più, ma produrre anche di più di un certo tipo di, di produzioni, quelle proteiche, quelle che hanno un utilizzo di input più elevato. Ora, se questo scenario, uno scenario mondiale che forse dall'Italia possiamo guardare anche con un po' di distacco, perché sicuramente dal nostro punto di vista non è forte il coinvolgimento in questo processo di innovazione che deve coinvolgere soprattutto le economie di sviluppo, consideriamo comunque che l'Europa insieme agli Stati Uniti sono dal punto di vista del commercio mondiale i principali attori. Il 20% degli scambi mondiali dell'Europa più un altro 20% degli Stati Uniti. Europa, quindi l'Europa e quindi anche l'Italia, non si può sottrarre a questo ruolo di player internazionale anche nella fornitura delle materie prime per gli approvvigionamenti di paesi che invece sono in difficoltà dal punto di vista della produzione. Ma se poi scendiamo all'Italia e guardiamo più attentamente quello che succede nel nostro paese, la richiesta di prodotti di qualità, una differenziazione di gamma, la stagionalità produttiva dilatata, l'attenzione, come dicevamo prima, comunque alle tutele, che non sono solo tutele dell'ambiente e della salute umana, ma pensiamo anche alle tutele del lavoro, sono tutti elementi che entrano in gioco e che i consumatori chiedono a gran voce. Quindi necessariamente anche la difesa dovrà adattarsi a questo tipo. Di tendenza, ma allo stesso tempo ci sarà bisogno di difesa perché, se vogliamo garantire una produzione così ampia, una produzione così differenziata, la difesa dovrà fornire soluzioni adeguate per tutti questi diversi tipi di produzione. In un paese come l'Italia, in cui le specialty sono l'ordinario, non l'eccezione. Il tutto questo guardando a un soggetto che è la grande distribuzione, che è il principale tramite ormai per la produzione agricola che arriva sul mercato, che ha nei confronti della difesa un orientamento preciso, in quanto attraverso i propri protocolli, che sono gemmati, se vogliamo, dai disciplinari di produzione eh, integrata volontaria, comunque impone, almeno per il prodotto a proprio marchio, certo, un certo indirizzo. Quindi, questo sicuramente è un'altra grande tendenza. L'altro elemento da tenere in considerazione che noi abbiamo un'agricoltura molto varia anche in termini di... Tessuto economico e quindi questo vuol dire imprese di diverso tipo: da quelle più grandi a quelle più piccole, a quelle specializzate, a quelle che invece magari sono più estensive. Quindi questo vuol dire avere soluzioni di difesa che devono rispondere a questi modelli produttivi più diversi. E quindi ancora una volta vedete: sì, c'è bisogno di difesa, sì, non c'è bisogno di un solo tipo di difesa, c'è bisogno di un portafoglio di soluzioni di difesa che rispondano a tutti questi requisiti. Se dagli aspetti ambientali. Passiamo poi invece agli, aspetti, agli aspetti, scusate, dagli aspetti economici, passiamo poi agli aspetti ambientali, ecco che ancora ci sono alcuni elementi che ci fanno capire quale potrà essere la traiettoria di sviluppo della difesa. Innanzitutto ricordiamoci che l'Italia, abbiamo parlato di specialty, è un paese dalle mille produzioni diverse, dalle mille condizioni climatiche e quindi questo significa ancora una volta che soluzioni di difesa ci devono essere, devono rispondere appunto a questa enorme variabilità nella, nella necessità di, di intervento. Accanto a questo consideriamo anche che l'aleatorietà delle stagioni è già una, come dire, un elemento imprescindibile della produzione agricola, aggiungiamo il fatto che il cambiamento climatico, ci dice l'Unione Europea, sta facendo vedere i propri effetti e li sta facendo vedere soprattutto nel sud dell'Europa, nel quale si trova anche l'Italia, ecco che il cambiamento climatico con cambiamento degli areali produttivi condizioni eh, climatiche eh, diverse che possono favorire anche l'insediamento di specie aliene che fino a qualche tempo fa non, non avrebbero trovato condizioni adatte, ecco che tutto questo ci dà ancora una volta una traiettoria specialiene, resistenze, questi sono complessità con cui la difesa si confronta oggi più che nel passato e quindi sono elementi imprescindibili che devono essere presi in considerazione nella definizione di questa, uh, multiforme, questo multiforme portafoglio di soluzioni di difesa che deve essere offerto a quel tessuto produttivo così variegato che abbiamo descritto in precedenza. Quindi questi sono in estrema sintesi i principali driver che abbiamo individuato sempre insieme agli stakeholder considerate che queste sono tutte indicazioni che maturano dal confronto con le persone e le organizzazioni che si rappresentano che abbiamo intervistato quindi qual è quali sono gli strumenti per il futuro questo lo sapete sicuramente meglio voi di me io non vi racconto niente su questo perché eh, mi chino il capo e sarò invece molto interessata nel sentire che cosa viene proposto in queste giornate fitopatologiche, sono sicura che ci saranno temi che riguardano tutti questi, questi argomenti sicuramente quello che ci è stato detto è che tutti gli stakeholder concordano che ci sarà ancora una difesa con agrofarmaci questa sarà una componente importante, siano essi agrofarmaci. Di sintesi, siano essi agrofarmaci naturali, comunque il ruolo dell'agrofarmaco rimane, rimane importante. Ci saranno mezzi di controllo biologico, i foromoni, induttori di resistenza, biostimolanti, c'è un importante eh, come dire, eh, elemento di sostegno per la prevenzione eh, che viene dai sistemi di previsione e di monitoraggio. C'è tutta la parte importante anche della genetica che oggi aiuta la difesa con la eh, messa a disposizione di varietà tolleranti o resistenti. Quindi questo diciamo è l'arsenale, è chiaro che poi bisogna capire quanto questo arsenale è effettivamente efficiente ed è effettivamente eh, disponibile. Un approfondimento lo facciamo senz'altro sul tema degli agrofarmaci, perché questo tema è, emesso, è emerso trasversalmente da tutti gli stakeholder, sia per quanto riguarda il mondo produttivo e della distribuzione, sia per quanto riguarda il mondo della ricerca e naturalmente anche per quanto riguarda le imprese del, dell'agrochimica. Voi sapete benissimo qual è stato l'effetto dell'applicazione del Regolamento 1107. Ormai il portafoglio di sostanze attive disponibili per la difesa si è drasticamente ridotto, giustamente perché come abbiamo detto le condizioni di tutela dell'ambiente e di tutela della salute umana sono condizioni sine qua non su cui si basa oggi una moderna difesa. Quindi oggi abbiamo senz'altro un portafoglio ridotto e questo portafoglio ridotto ha portato anche... Il portafoglio ridotto, ma anche come abbiamo visto prima, un utilizzo consapevole, razionale ed efficiente degli agrofarmaci ha portato anche a una contrazione complessiva nell'uso dei diversi prodotti, erbicidi, fungicidi e varie sostanze che vengono utilizzate. Quindi, la difesa di oggi, se lo dico a voi chiaramente è una banalità, non è la difesa di 30 anni fa e da questi dati si vede, da queste informazioni si vede. Quello che non esce è la comunicazione verso l'esterno, che la difesa di oggi non è la difesa di 30 anni fa. Forse nella comunicazione con il grande pubblico non è emerso il grande sforzo di eh, razionalizzazione, di scelta dei sistemi, di, eh, delle soluzioni di difesa che invece è stato fatto nel corso degli ultimi, degli ultimi anni. Anni e che proseguirà in futuro perché questa è sicuramente la tendenza. E quindi cerchiamo di capire qual è, eh, e vado alla conclusione: qual è l'elemento oh, che forse ehm, crea delle difficoltà nell'interpretare uno scenario. Oggi, date queste premesse, dati questi driver, noi sappiamo che c'è sicuramente ancora bisogno di difesa, forse per certi aspetti c'è più bisogno di difesa rispetto al passato. Oh, la ricerca deve dare una risposta adeguata, chiaramente si possono continuare a utilizzare gli strumenti tradizionali, ma noi aspettiamo dalla ricerca delle nuove soluzioni io devo dire che nel colloquio grande attesa per esempio c'è dal punto di vista della genetica oltre che per quanto riguarda la difesa fatta con i mezzi, i mezzi più tradizionali. Quello che emerge ancora una volta è che se parliamo di difesa integrata, se parliamo di un utilizzo di diversi strumenti, se parliamo di contaminazione, di miglioramento continuo, quello che è emerso con forza è che ci vuole uno sforzo di multidisciplinarità nell'attività di ricerca e quindi questo è Altro uno stimolo ci vogliono delle piattaforme di collaborazione per quelle attività che possono essere svolte a beneficio di tutti, a vantaggio orizzontale. Lo studio della genomica, ma anche lo studio del comportamento delle avversità che ci può restituire dei nuovi sistemi di difesa. I modelli predittivi, ancora una volta, sono uno sforzo che può essere fatto congiuntamente. Un ritorno alla ricerca di campo, anche alla ricerca applicata di campo, questo è stato sottolineato da diversi stakeholder che hanno visto forse negli anni più recenti una frattura fra un tipo di ricerca più, più di base, forse anche perché più legata alla genetica, e quella di campo che veniva fatto una volta. C'è una necessità poi di divulgare i risultati di questa attività sul campo. Ma se anche questo sforzo viene profuso, se anche oggi c'è sicuramente questo impegno, l'altro elemento, e qui ecco il perché della Clessidra, è legato alle norme. È chiaro che tutto questo si può fare finché si hanno dei binari normativi che restituiscono certezze, che danno delle indicazioni precise su quali possono essere le attività della ricerca. Ora, noi sappiamo che i binari normativi sono rigidi, come è giusto che sia dal punto di vista della registrazione. Forse l'Italia ha qualche asimmetria rispetto ad altri paesi europei nell'investimento delle risorse del pubblico nello svolgere questa attività, pubblico che pure si impegna per quello che può in maniera, in maniera importante c'è questa grande attesa delle potenzialità del breeding per il momento è ancora un breeding tradizionale non può utilizzare le nuove tecniche ma finché anche qui c'è un limite di natura normativa è chiaro che ci potranno essere delle scoperte delle innovazioni importanti ma se poi non potranno essere utilizzate anche qui ecco che è come dire, lo scenario del portafoglio futuro è privato di una gamba fondamentale perché se si disinveste da una parte necessariamente deve arrivare qualcosa da un'altra parte e quindi per per questo parliamo di incertezza. Questo scenario di incertezza è uno scenario che ci è stato comunicato oh, in maniera importante sia da chi deve fare investimenti nella ricerca e sviluppo e quindi che ha bisogno quindi di un orizzonte temporale definito. Lo sviluppare oggi un nuovo mezzo tecnico richiede sia che esso sia di sintesi, sia che sia naturale, degli investimenti importanti che debbono essere ripagati dal mercato. E, tutto questo sforzo, tutto questo impegno di cui oggi noi eh, parliamo e di cui voi siete sicuramente consapevoli perché ne siete gli artefici, forse, forse non passa adeguatamente all'esterno. Io credo che l'ultima sollecitazione su cui ci possiamo lasciare in questa giornata, oggi è un momento di incontro fra di voi, però fuori c'è un mondo che ha bisogno di conoscere meglio eh, il sistema della difesa. Nelle sue garanzie, i sistemi di controlli, voi lo sapete, da ormai da anni dicono che il problema di residui è minimo per i prodotti italiani, l'Italia è al di sotto anche dei, eh, della media europea, quindi da questo punto di vista esistono certezze, non altrettanto passa eh, al consumatore, quindi forse anche uno sforzo del mondo scientifico, della comunità nella comunicazione, può essere come dire un ulteriore compito che, eh, che vi viene affidato. Io ho concluso, queste sono le indicazioni che emergono da un lavoro che verrà poi perfezionato e, e, e affidato naturalmente alle giornate fitopatologiche per poter essere divulgato. Spero di essere stata chiara, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento per queste giornate sicuramente interessanti. Grazie.